uno dei grandi classici del realismo italiano, ma non solo. Rally in Costa Smeralda Sardegna, quinto e penultimo appuntamento del campionato italiano Rally Terra. Come sempre con me Giuseppe Pezzaioli, responsabile motorsport per Yokohama Italia. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Allora, stavamo dicendo, un grande classico, ovviamente fa parte della grande storia del rally italiano, ma non solo, fa parte del campionato italiano Rally Terra, è il penultimo appuntamento, come dicevo prima, quindi una fase oramai decisiva, centro nevralgico Arzachena, e inizia oramai a delinearsi la classifica del campionato italiano Rally Terra, quindi una sfida molto molto importante. Sì, assolutamente, questo era il penultimo appuntamento del campionato italiano Terra. Si è spostato tutto il service, tutte le prove sono spostate da Olbia verso Arzachena, per cui più a nord, e direi che il cambiamento ha fatto bene al rally, proprio perché la passione in Sardegna e in questa zona, in particolare nella Gallura, si sente, per cui si vede una cornice di pubblico entusiasmante. Eh sì, dobbiamo dire, insomma, lo ricordiamo ovviamente, in Sardegna, Rally d'Italia per il Mondiale WRC, che è chiaramente un appuntamento fondamentale, insomma, però poi arriva questo italiano Rally Terra sempre molto combattuto, tanti protagonisti, il grande impegno, lo ricordiamo anche per voi, tappa. Chiaro, anche in questo caso del trofeo Yokohama, mi raccontavi tra l'altro con dei numeri interessanti, addirittura delle new entry, anche se siamo alla fine della stagione, sì, un buon segnale. Sì, assolutamente, un buon segnale, difatti siamo molto contenti perché anche qui si sono iscritti altri 3 equipaggi al trofeo che, come dicevi tu, nonostante rappresenta l'ultima, la penultima gara del campionato, probabilmente si sono iscritti per avere le agevolazioni dedicate ai nostri piloti. E qui si inizia lo show di questa gara, naturalmente molto importante, col primo passaggio per Dalmazzini, una gara molto interessante. Adesso poi andremo a parlare, come sempre, delle specifiche tecniche, ovviamente con un occhio di riguardo anche per le prestazioni e le prestazioni delle gomme. Vi diciamo subito che era in gara una pilota, Giuseppe Dettori, un pilota di casa che praticamente vive lungo una di queste prove speciali, in sostanza, o poco più, che è partito subito molto molto forte ad occupare la prima posizione, gli altri ad inseguire. È chiaro che Dettori non è un pilota che ha interesse, non aveva e non ha interesse per la classifica del campionato, non è in sostanza un pilota, definiamolo, permanente di questa serie, quindi rimane agli altri il compito di lottare per le altre posizioni e portare a casa più punti possibili. Sì, effettivamente il Dettori ci tiene ovviamente a figurare bene nella sua terra, inoltre è stato avvantaggiato dallo slittamento delle prove di un'ora, perciò la prima prova speciale è stata fatta col buio, lui, conoscendo le prove come le sue tasche, ha dato un distacco enorme a tutti gli altri piloti, e poi il secondo giorno ha praticamente gestito il vantaggio che aveva accumulato il primo giorno. Lo abbiamo visto passare prima con la Skoda Fabia R5 numero 7 della Pia Racing, la squadra di Alessandro Perico, che insomma si è tolto anche di recente altra soddisfazione parlando in questo caso del CID Rally Due Valli con il buon Luca Rossetti. Per quanto riguarda invece questa gara, dobbiamo dire subito bene Dalmazzini, che cerca ovviamente di rimanere ancorato alle prime posizioni per difendere un'abbondante leadership di campionato, e un Daniele Ceccoli invece in grande spolvero, partito un po' così così, però poi subito pronto a rimontare, sperando ovviamente che si frappongano anche altri piloti tra lui e Dalmazzini, perché qui c'è la necessità di accorciare il più possibile la classifica. Sì, difatti poi ricordiamo che questa gara era valevole per il campionato e aveva anche un coefficiente di interessante, per cui era uno il coefficiente per cui i punti si prendevano ed erano comunque pesanti. Certo. E di conseguenza abbiamo i piloti che tendono a cercare di fare il miglior punteggio possibile per recuperare un eventuale svantaggio, ad esempio Marchioro, Niccolò, che era un po' arretrato per i problemi che ha avuto negli ultimi due rally, qui giocava la carta della vittoria, anche se poi non è riuscito purtroppo a raggiungere il podio. Sempre molto generoso Marchioro, l'abbiamo visto anche con i segni della battaglia sulla sua 208 T16 R5, è vero, veniva da due gare un po' così, anche Nido dell'Acqua, insomma non è andato per il verso giusto, però proprio per la natura del rally sappiamo che l'importante è non mollare mai, restare sempre lì. Giuseppe, vediamo questi scenari bellissimi, ovviamente, che ci offre la Sardegna. Ti chiedo subito però di andarci a raccontare
il fondo molto tecniche, le prove speciali. Invece, per quanto riguarda appunto il fondo, la scelta di gomme su che cosa si è orientata? Allora, assolutamente, la Sardegna rappresenta uno dei rally più difficili per macchine, piloti e ovviamente per i pneumatici. Tutti si sono orientati verso una mescola media, perché le temperature non erano così calde da giustificare l'utilizzo di una mescola dura, e addirittura alcuni hanno usato una mescola morbida. In ogni caso, il pneumatico da terra classico, per cui molto tassellato e con i fianchi molto rinforzati, proprio perché, ricordiamo, la Sardegna è molto difficile perché presenta molte asperità, sassi, addirittura massi, addirittura rocce improvvise che col passaggio delle macchine vanno a scavare, perciò i piloti si trovano queste difficoltà ulteriori. In più, dopo questa gara passava anche il Bahia, per cui si trovavano proprio sul percorso, alla fine delle prove trovavamo proprio delle rotaie, per cui i piloti guidavano dentro in queste rotaie con difficoltà, soprattutto per chi ha solo due ruote motrici, perché appena esce dalle rotaie comincia a scavare. Devi rifare il biglietto per il treno probabilmente, o sperare che passi all'improvviso magari un treno super veloce ad alta velocità. Immagini dal tramonto, adesso passano alle prime ore del mattino, ma come da buona tradizione ovviamente in Yokohama Forelli, sì, ci godiamo le immagini di gara, vi facciamo un resoconto, l'approfondimento tecnico, e poi però ci divertiamo anche a salire on board con i protagonisti di questa bellissima serie tricolore dedicata appunto al fondo sterrato. Dosso frena molto, chiude 3, subito destra 1, subito destra 1, sinistra 4 su dosso, sì. Sinistra 3, diventa 4, 20, sì, 4 lunga la sinistra, per destra 4 attento, no interno, attento, per sinistra 4 lunga, per sdossa destra 4, 20, frena, sinistra 4 pende, 4 pende, 50 sinistri a vista, frena, sinistra 4 meno, 30, frena, sinistra 4, subito destra 3 no, 30, sinistra 4 tieni, per 30 sinistri frena, subito destra 3 no alla destra, 20, destra 3, brutta, 20 frena, destra 3 mossa questa rail, per destra 4 frena molto, chiude 2 no, chiude 2. Insomma, tanta roba sta gara, eh? Sì, sì, tanta roba. Tra l'altro ho visto anche queste sorti, non di correzioni, ma di chiarimenti al volo, pilota, copilota, sono notevoli. Sì, sì, sì. E come abbiamo visto, al di là del problema polvere, che tutti i piloti che partono con i numeri arretrati si trovano, l'asperità del terreno è incredibile. Cioè, veramente, ti racconto solo questo piccolo aneddoto. Erano presenti, sì, con noi i miei colleghi svedesi, e che loro seguono appunto i campionati nordici, e loro sono rimasti impressionati dall'asperità, dalle rocce, dai solchi, da tutto questo tipo di percorso, e anche dalla larghezza minima delle prove, delle strade, perché loro sono abituati a superfici completamente piatte, sterrate, piatte, larghe e molto veloci, con dei dossi dove ci sono i famosi salti. Però ecco, come perciò, le tipiche appunto gare, esatto, del nord, tipiche, insomma, conosciute, esatto, attraverso il mondiale, cui, certo. Difatti diceva il mio collega, i piloti italiani, se dovessero venire a correre da noi, è come andare al parco giochi, perché non si divertono e basta, senza aver problemi di furature o di... Sì, o magari di bisogna rotture. Prendere confidenza con l'alta velocità, insomma, sì, ricordo che anche l'esempio di quest'anno di un pilota come Umberto Scandola, insomma, che ha dovuto un po' familiarizzare, però è vero, se non altro c'è tutta una serie di problemi che non si pongono, perché anche qui, come dicevi, poi ci sono magari le pietre che sbucano all'improvviso, sì, lasciano questi segni che vediamo, esatto, ogni tanto sulle R5 che stanno passando e che sono assolutamente imprevedibili. Senti, è stata una gara dal punto di vista delle gomme, ci spiegavi quelle che sono state le scelte, è stata relativamente facile da gestire oppure no per voi?
No, è stata, diciamo che nonostante la durezza del terreno, è stata relativamente facile per questo giro, perché le condizioni meteo erano semplici. Si prevedeva sole per tutto il weekend, per cui la scelta era abbastanza semplice, le idee erano chiare, si partiva già subito con un pneumatico e si cercava già nello shakedown di trovare il setup migliore proprio con quel tipo di pneumatico. Per cui per tutti i piloti è stata vita facile in questa situazione, per la scelta del pneumatico, mentre ovviamente devono essere molto accorti quando passano su questi tipi di asperità, perché veramente dal video molto non si riesce a vedere quanto, non ci si rende conto quanto sia dura per macchine, pneumatici e piloti questo tipo di percorso. Sì, che è un po' anche la fortuna che è stata di queste gare in Sardegna, naturalmente la loro durezza, la loro spettacolarità, poi insomma il contesto, la cornice, Marchioro, arriva anche lui parco assistenza, eccolo qui, si cerca di lavorare, naturalmente eri tu quello là dietro. No, c'era il mio collega giapponese. L'abbiamo intravisto appena a scaricare ovviamente dati, poi i giapponesi hanno la capacità di fare questi download di dati in tempo zero, milionate e milionate di file. Qui siamo invece con un altro protagonista, Öbling. Intanto ricordiamo che la gara, come dicevamo all'inizio, ha visto subito la lungo ridettori e pisano con la Skoda Fabia R5 della Pia Racing, una bella prestazione per loro, ottimo lo start anche di Dalmazzini e Ciucci con la Ford Fiesta R5, poi però è risalito rapidamente Ceccoli con Capolongo con l'altra Ford Fiesta R5 dell'RF Rally Team in seconda posizione, lotta dura per il campionato, le loro spalle quarto Marchioro. Come dicevi, una buona gara per Marchioro, non è rimasto abbastanza vicino ai primi, però cos'è mancato secondo te per trovare la lunga almeno per il podio, al quale poi vedremo non è andato così distante alla fine, sì, questo è davvero di pochi decimi. Sì, difatti alla fine ha mancato di 0,8 il podio e arrivare secondo, perché è arrivato terzo nel campionato, sì. Terra, ma ha mancato di superare Dalmazzini, che è il suo diretto avversario in lotta al campionato. Secondo me ha avuto un pochettino di problemi con la marcia nella prima parte della giornata, poi risolti magistralmente dal team. Si è proprio spezzato proprio il cambio, il pezzo del cambio, che perciò doveva guidare con un moncherino, per cui inserire la marcia con un moncherino, per cui questo sicuramente ha dato fastidio e l'ha un po' rallentato così. E in più Marchioro probabilmente in questa situazione si era trovato magari con un setup non ideale aveva dei vantaggi enormi, recuperava tantissimo su delle prove, mentre su altre non riusciva a esprimersi al meglio. Probabilmente questo è dovuto anche magari a un feeling suo, le prove magari più mosse riusciva meno bene, mentre nelle prove più compatte, più veloci, era più veloce. Sì, insomma, comunque ha disputato un'altra più che buona gara, direi. È chiaro che poi purtroppo per lui il campionato ovviamente volge verso il termine. Ricordiamo che c'è il Val d'Orcia, insomma, che andrà qui a chiudere questa stagione come sesta e ultima prova dell'anno. Questo lo ricorda invece ancora il Rally in Costa Smeralda, Sardegna, la quinta e penultima prova che si è disputata tra il venerdì e il sabato, come dicevamo Arzachena, il centro nevralgico di questa prova, con le prove speciali 5 previste per il venerdì per 48 km e poco più, e invece un po' più lunga, anche se non di molto, con 6 prove, 52 km e 600 metri, la seconda giornata di gara. Senti, ecco, c'è stata linearità. Eccolo qui, Vittori, bravo, no? Hai fatto benissimo, eccolo qua. Contento e soddisfatto, tra l'altro molto bravo, dobbiamo dire, perché ha allungato nella prima parte, poi insomma ha concesso qualcosa agli avversari, ma alla fine riuscirà a mantenere comunque 20 secondi abbondanti nei confronti di Ceccoli in seconda posizione, quindi prova di grande maturità. È vero che le conosceva davvero come le sue tasche, però non è mai facile lo stesso, soprattutto per la bella descrizione che ci hai fatto di questa gara. Senti, c'è stata linearità di caratteristiche tra le prove del venerdì e quelle del sabato? Allora, il venerdì abbiamo avuto l'unica differenza grossa, ovviamente, sono state le prove su asfalto, perché c'era la prova speciale ad Arzachena, dove c'erano 1,8 km di asfalto da ripetere 3 volte, poi una è stata sorta inondata. Di prova spettacolo, una sorta di prova spettacolo. Questo sicuramente era da considerare, perché l'usura dei pneumatici da terra su asfalto è notevolmente diversa.
Già, assolutamente sì, non è, sembra poco, non è facile da gestire, poi a volte anche 1,8 km e anche meno in un rally può arrivare a fare la differenza. Qui siamo ripartiti quindi dopo il parco assistenza per le ultime immagini di gara, ma è giunto il momento di goderci ancora un pochino di onboard. Ripeti? 5D. 40, attenzione, 5 più di stretta, no, occhio al sasso, 30, 5 più di secca, 50, attento, ritarda il vuoto, 4 più di stretta, no, 30, 5A, occhio interno, in 6D, per 5 più A, no, 40, 6 meno D, sabbia, 50, 6 meno A, per, ritarda, 6 meno D. Taglia poco, 120. Vai, 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 vai. 6D, 20. Al bivio asfalto, 4A. Taglia poco. E 5 più di corta. In 2 più A a terra. Meno 10. In 6A. In 6 meno di stretta. Subito. Beh, insomma, bellissimo sentire anche l'incitamento, vai 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 vai, no, di Grassi, in questo caso il copilota naviga, che mi piace di più, di Luke, del bravo Luke Oebling. Mamma mia, abbiamo avuto una dimostrazione ancora ulteriore, gli scossoni, le botte prese in questo caso dalla Fabia R5 e poi anche queste rotaie che dicevi, qui si percepivano abbastanza, che insomma obbligano anche la scelta in alcuni casi della traiettoria, però davvero si trovava di tutto sul percorso. Sì, si trovava di tutto, e in più su questa prova tra l'altro si riusciva a vedere all'interno delle curve lo scolo dell'acqua portava ad avere veramente dei fossi di 40-50 centimetri, per cui se finisci dentro lì ti rischi anche di strappare una ruota. Davvero molto molto complicata, come dicevamo. Quindi, per quanto riguarda la gara, Dettori Pisano un pochino più in gestione dopo il grande attacco nella prima parte di gara, con Ceccoli che va a vincere i passaggi di San Giacomo e Almedina. Sulla stessa Almedina poi arriva il momento di Marchioro di andare a fare uno scratch, quindi tempo migliore per lui nella prova speciale, e la classifica abbastanza cristallizzata, anche se poi, come stavi anticipando, la battaglia tra Dalmazzini e Marchioro per podio, diciamo completo virtuale della gara, per secondo e terzo posto del Terra, si deciderà a favore di Dalmazzini per soli 8 decimi. Davvero pazzesco dopo una gara così bella e così intensa, mentre un pochino meglio e più distanziato Ceccoli, che è il migliore a questo punto del campionato italiano Rally Terra, forte anche di aver tentato l'inseguimento, insomma, anche su Dettori, tenuto come punto di riferimento, e poi, come si diceva, anche perché Ceccoli doveva cercare il tutto per tutto per mettere pressione a Dalmazzini, sperando che Dalmazzini arrivasse un pochino più indietro, ma non è stato così. Sì, in effetti c'era stato proprio bellissimo anche questo passaggio, bellissimo, molto spettacolare. Infatti stavo guardando questo passaggio perché è veramente stupendo, e si vedono anche le traiettorie diverse che utilizzano piloti, anche in, per il loro feeling, il loro modo di guidare, e anche ovviamente la capacità tecnica, perché ovviamente non tutti i piloti hanno la stessa capacità o hanno la stessa sensibilità, perché ricordiamoci che guidare su terra non è come guidare su asfalto, la macchina pattina parecchio e di conseguenza bisogna avere una sensibilità estrema. Invitiamo sempre un po' i giovani a fare le gare su terra, sì, Giuseppe? Assolutamente, sono gare molto interessanti, molto divertenti e molto istruttive, perché se sai guidare bene su terra, ovviamente poi hai la sensibilità per gestire una macchina anche alla velocità, a velocità più alte su asfalto. Eh sì, e poi insomma, come ricordiamo sempre, è vero, nel campionato, tanto questo è un altro passaggio veramente bellissimo, guardate questa uscita, e poi in piena velocità in percorrenza, ma non è per niente facile con questi dossi che scompongono, ed eccolo qua, abbiamo un esempio immediato, non voluto, ve l'assicuro, però insomma è normale, lo vedete, non è niente facile gestire questa situazione. Dicevamo, poi le serie internazionali, partendo in primis dal mondiale, offrono per la maggioranza
maggior parte gare su terra molto complicate e molto diverse tra loro, quindi insomma in Italia ci sarebbe la possibilità di affinare questa tecnica. Noi speriamo, sarebbe sempre bello poi vedere magari un campionato magari unico con più prove su sterrato, ma insomma questa è un'altra storia, esatto. Ne parleremo diversamente. Senti, Trofeo Yokohama, ci avviamo verso la chiusura, direi una ottima prima annata, quindi state già lavorando penso in maniera intensa verso il 2018. Sì, difatti stiamo già parlando con l'organizzatore Oriano e con Bellotto che è il nostro partner, certo. Ovviamente a quali saranno le soluzioni per renderlo ancora più appetibile. Perciò è magari l'introduzione di premi gara per gara, oltre al montepremi finale che dovrebbe rimanere quello, se possibilmente, magari rendendolo anche più appetibile, possibilmente. Assolutamente sì, insomma si ragionava anche gara per gara, giustamente questo è un elemento importante, anche se poi ricordiamo insomma che le tappe di questo Italiano Terra quest'anno 6, insomma non sono ovviamente tantissime, ma è un numero abbastanza equilibrato, dobbiamo dire, per una serie come questa. E allora ci stiamo davvero avviando al finale, quindi iniziamo un po' a darvi resoconto conclusivo per quanto riguarda il risultato di questo Rally in Costa Smeralda Sardegna 2017, quinta e penultima prova del campionato italiano Rally Terra, con Dettori e Pisano che vincono l'assoluta con la loro Fabia R5, Ceccoli e Capolongo secondi e primi del campionato con l'altra Fiesta R5, staccati di 20 secondi e 3 decimi, terza posizione per Dalmazzini e Ciucci con l'altra Fiesta R5 a 52,1 e poi l'incredibile quarta posizione, terza del Terra per Marchiore e Marchetti con la loro 208, 52,9 il distacco da Dettori, quindi questi famosi 8 decimi di Dalmazzini di quali si parlava prima, e poi le loro spalle, però qui c'è una bella differenza perché saltiamo già un distacco oltre il minuto e 40 di Oebling e Grassi con la Skoda Fabia R5 davanti a Marrone e Fraiser. Qui e ovviamente abiti tipici, hostess, insomma di tutto di più ad Arzachina per festeggiare questi protagonisti, con Dalmazzini che a 57,75 mantiene la testa della classifica, Ceccoli a 48, Costenaro a 47,75, Marchioro a 36,25. Velocemente Giuseppe, insomma Dalmazzini è messo bene, eccolo qua, poi bisogna arrivare fino in fondo, però insomma in vista dell'ultimo appuntamento stagionale possibilità anche un po' di gestire la situazione. Sì, assolutamente, Dalmazzini adesso ha il coltello dalla parte del manico, per cui deve solo sperare che tutto finisca, che fili tutto liscio, non deve prendersi rischi, deve portare a casa il campionato. L'importante in tanti piloti, come abbiamo visto anche in altri piloti tipo Andreucci, è gestire la stagione, perché non è la singola gara ma è tutta la stagione che deve essere gestita, per cui se si riesce a dare il 100% su una gara meglio, se si riesce a dare solo 90 è meglio portare a casa il 90% delle possibilità e senza strafare, perché altrimenti si rischia l'errore e si butta via tutto. E forse proprio per Dalmazzini questo rally in Costa Smeralda può essere un po' la sintesi, l'esempio di quello che stavi dicendo. Sì, difatti ha gestito la situazione senza avere la pressione di dover fare chissà quali prestazioni, ma portare a casa il risultato in chiave campionato. Dettori contentissimo, ovviamente si dice Nemo profeta in patria, nessuno profeta in patria, lui invece ci è riuscito benissimo, si è tolto questa bella soddisfazione mostrando alla grande ancora il suo talento, davvero bravissimo, e complimenti anche alla PR Racing ovviamente che ha preparato al meglio anche questa Skoda Fabia R5 per consentire poi questo risultato di grandissimo prestigio. Insomma siamo arrivati alla fase dei saluti su queste belle immagini, quindi ringrazio ancora una volta Giuseppe Pezzaioli, responsabile Motorsport per Yokohama Italia, per essere stato con noi anche in questa occasione. Grazie a voi, alla prossima. Insomma ci ritroveremo, lo ricordiamo, Rally Val d'Orcia che va a chiudere questo campionato italiano Rally Terra 2017, e ovviamente un grande saluto anche da parte mia, e come sempre viva il rally e viva il motorsport. Quando lo fate fra di voi è bellissimo. Avete finito? Della città, così c'è il senso di appartenenza al luogo che Giuseppe e Carlo ormai manifestano da sempre. Bene.